Dopo il primo incontro del luglio scorso, in cui la fondatrice della Fototeca di Bologna ha potuto prendere un primo contatto con il fondo Giacomelli, abbiamo avuto il piacere di accogliere Elvira Tonelli per una giornata intera di formazione presso l'archivio comunale della Celestia. Così ci piace l'idea di dedicare un po' di puntate delle nostre pillole video a questa esperienza, che ha visto una prima parte teorica centrata sui materiali e le tecniche, quindi a seguire un vero e proprio stage di buone pratiche di ripulitura e corretta conservazione dei negativi. Nel lato emulsione è un disastro perché in alcuni casi esce un po' con la pompetta, un po' col bisturi, un po' illuminando con dell'alcol, però in altri casi appena tocchi viene via tutto. Tanto che abbiamo storgato questa cosa di fare le scansioni a umido. Praticamente bagniamo la busta con l'alcol. Perché diventi trasparente? Un po' di più. Si gratta e poi resta lì. Però resta lì. Cioè, l'oggetto almeno terzo, hai intravedi che cosa c'è, perché non è che vedi. Io ho fatto delle scansioni proprio con la busta completamente attaccata. Ma non avevo pensato che qualcosa fare. Un po' si vede. Qua, allora, questo colorino rosso fa dell'effetto, vedi? Sì. A quella è muffa. Sì, è un prodotto, però. Cioè, sulla carta vedi lo stesso colore che producono le muffe sulla carta. Esatto. Benissimo, allora lo riconosciamo. Innanzitutto una foto alla busta. Sì, cioè. Noi abbiamo in programma, in fase di catalogazione, di infatti delegare foto di tutte le buste e anche delle scatole. Sì, dobbiamo tenere una macchinetta. Sì, quello sì, perché a volte magari si trascrive sbagliato, non si capisce cosa sia scritto, meglio poter sempre vedere l'originale. O non si capisce e dopo qualcuno arriva che invece capisce quindi esatto. Meglio. Perché se sono sui bordi uno dice vabbè filtrano anche tra lastre, ma dal centro non è che passano oltre. Guarda questa qua a metà. E la scatola. O erano in una scatola che si è bagnata e l'acqua è risalita da così e poi l'hanno tirata fuori, asciugata un po' e messa in scatole nuove. La parte centrale, però come le teniamo le scatole? Se le teniamo così? Se le tenevano tipo... Se le tenevano nella parte lunga... Se le hanno tenute, per, diciamo, così ed è arrivata l'acqua e risalita tra le lastre, è l'unica spiegazione.